tre notti fa, io e il mio altro membro della comunità, ci abbiamo collegati con gli allarmi della comunità. Ecco, le forze dell'ordine qui sono straordinarie nei nostri confronti, però insomma, arrivare verso le 11:30 con questo freddo, sentire che ti arriva la comunicazione che c'è l'allarme che funziona, siamo arrivati due gazzelle, poi ci siamo fermati mezzo secondo quando ci siamo accorti che non era un problema di ordine pubblico, e ci siamo detti: ma perché? Perché deve essere protetta una comunità? Perché? Cioè, io non, veramente, noi che ci troviamo tutti i giorni a entrare nella nostra piccola porta, salutiamo sempre i nostri militari, che vederli lì 24 ore al giorno, a freddo, la notte, abbiamo cercato insieme al signor prefetto, che è assolutamente così gentile, mettiamoli una stufetta, la possibilità, ecco. Io mi chiedo perché. Molto spesso le persone chiedono a noi perché. Cioè, io come vedo, cosa vuol dire essere, che ne so cosa vuol dire. Io vivo tutti i giorni come gli altri, forse avrò delle regole, ma che sono le mie regole. E vi immaginate che noi tutti, questa fila in mezza, purtroppo non possiamo contribuire all'economia sostanziale di questa città, perché con queste boutique dei culatelli, dei prosciutti, cose del genere, a noi non possiamo contribuire, insomma. Contribuiamo in un modo che siano, per esempio, i tortelli d'erbetta, nessuno sa che l'abbiamo inventati noi, o quelli di zucca, non sa che sono state assolutamente ricette volute. Attenzione a dire queste cose, no, 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 sì, no, 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 io, no, 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 noi siamo buoni e bravi, no, no, ma come farli, come farli, no, no, come farli, no, ma il fatto che l'erbetta e la zucca sono stati inseriti dentro volutamente dalla comunità ebraica semplicemente perché gli altri non li potevamo mangiare, per cui questo mi fa molto piacere, che ci siano degli alimenti, la bottarga, non so, cioè qualcosa, che la spungata, per esempio, un'altra cosa ebraica. Cioè, la cosa bella è che in ogni luogo che noi, dove noi siamo stati, noi abbiamo lasciato delle nostre cose e ne abbiamo acquisite. La bellezza di stare insieme è proprio di comunicarci i nostri valori. Una cosa che però ci teniamo sempre è avere la barra dritta per quanto riguarda la regola di quel luogo, il rispetto di quel luogo. Ora, avere tutto quello che si vuole, noi credo che il nostro sindaco, le forze dell'ordine, non abbiano mai visto o rappresentato di acciuffare un ebreo che abbia fatto un gesto poco civile nei confronti o di questa città o cose del genere, perché per noi è un principio sostanziale. Allora, il fatto di essere sempre guardati e delle volte anche protetti, ma io mi chiedo da cosa?